Sabato 20 maggio torna nei principali musei e luoghi della cultura d'Italia la 13ª edizione della Notte Europea dei Musei, con 3 ore di apertura serale straordinaria al costo simbolico di 1 euro. Un'occasione da non perdere per cittadini e turisti per visitare e vivere il nostro patrimonio culturale, grazie anche a percorsi illuminati, visite guidate, laboratori per famiglie e bambini, concerti e spettacoli che accompagneranno i visitatori in questa scoperta. Per l'occasione Fano si prepara alla apertura al pubblico della Pinacoteca del Palazzo Malatestiano dopo circa 7 mesi di chiusura per lavori di straordinaria manutenzione. Sono stati fatti importanti lavori di restauro, ricordo che il museo mai era stato impermeabilizzato nelle coperture, adesso lo è, importanti lavori di umidificazione delle pareti, tinteggiatura complessiva che ha dato un po' di freschezza a una sala che è molto frequentata e piaciuta, e poi seguirà tra qualche giorno un impianto di illuminazione nuova, non siamo riusciti per questa data, ma insomma ci saranno faretti LED direzionati meglio sulle opere, e ci sono anche in corso i lavori di restauro dell'Annunciazione di Guido Reni grazie all'intervento del Lions Club di Fano, un restauro che potrà essere partecipato in alcune sue fasi operative dai visitatori che vedranno i restauratori all'opera, perché nella sala del farsetto, del caminetto, c'è allestito il laboratorio di restauro, quindi anche un'operazione interessante per chi non ha mai visto all'opera i restauratori. Per l'occasione le sale espositive del Palazzo Malatestiano ospiteranno anche la mostra dal titolo Rinascimento Segreto, curata da Vittorio Sgarbi. Il tutto con il sottofondo musicale dell'associazione Fano Jazz, che sarà la colonna sonora di questa serata. Aprirà al pubblico anche il Teatro della Fortuna con il bellissimo sipario storico, mentre bisognerà aspettare ancora qualche giorno per ammirare i restauri del reparto archeologico del Palazzo Malatestiano, ancora in fase di allestimento. Per quanto riguarda l'archeologico, noi abbiamo la consegna delle nuove teche, che ricordo saranno completamente nuove, entro il mese di maggio. Per quella data tutti i lavori, diciamo, di infrastrutture, quindi videocamere di sorveglianza, nuovo impianto elettrico, tinteggiatura, saranno stati eseguiti, e quindi poi si tratta di ricollocare le opere che sono nel cavò, nelle loro posizioni, e anche quei piccoli pezzi che caritativamente sono stati riconsegnati ad Ancona torneranno. Quindi io nel mese di giugno sicuramente sarà aperto anche l'archeologico.